Iccarico si sta preparando per il concerto di stasera che porterà a Piazza Salotto tantissimi fan. Tony Adele, ex leader degli Spandau Ballet, promette sorprese e chiude il fortunato Wheel of Festa a Pescara. Un personaggio umile e simpatico, innamorato della nostra terra. As I said, quel bel posto. Che bel posto. You speak Italian? No, poco. Poco? Yeah, poco. No, it's absolutely il sole, il mare, la montagna, la natura e il cibo, gustoso a dir poco, vino bianco e rosso, oltre alle altre leccornie. Gli chiediamo, e gli arrosticini? Arrosticini, is that the... That's the little meat. Yes, yeah, yeah, yeah. Poi anticipa il concerto di stasera alle 21:15 in Piazza Salotto, dove saranno riproposte le canzoni più belle degli Spandau Ballet, ma anche singoli omaggio alle altre band. Divertimento e amarcord assicurato, soprattutto perché negli anni 80 era poco meno che adolescente. Soddisfatto l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese per la rassegna che ha riscosso successo e che si chiude con Tony Adele. Sì, questa sera avremo il concerto in Piazza della Rinascita del mitico Tony Adele, il frontman degli Spandau Ballet. Siamo molto orgogliosi e felici di ospitarlo qui a Pescara. E una stagione che è stata davvero importante per questo festival, importante per la città. Abbiamo avuto migliaia e migliaia di persone che hanno assistito ai nostri spettacoli. Siamo partiti, lo voglio ricordare, da Jimmy Sachs, uno spettacolo meraviglioso fatto sempre in Piazza della Rinascita. Siamo passati a Malika Yan, a Dar Gendamico e questa sera concluderemo con Tony Adele, senza dimenticare che questo festival ha fatto esibire circa 10 band locali e abbiamo avuto anche lì un riscontro di pubblico davvero notevole. Grazie mille, cheers. E poi c'è una chicca dell'assessore cremonese. Nel 1987 Marco Papa e Vincenzo Olivieri, armati di sax e microfono, hanno fatto irruzione in Piazza Salotto a Pescara scortati dalle volanti della polizia a bordo di una Bentley con tanto di autista. Hanno fatto credere a quelli che affollavano il centro di Pescara che fossero arrivati direttamente da Sanremo gli Spandau Ballet, creando euforia e scene di isterismo. Quando però sono scesi dall'auto, tutti hanno realizzato che si era trattato di uno scherzo. Dovrebbe essere 1992. Guarda che cosa è successo. That's crazy. Tony Adele, Steve Noah.